Buonasera a tutti, bentrovati a questa bella ricorrenza saronnese. Incomincio con dare il benvenuto alle tante autorità presenti. Incomincio dal signor prefetto, dottor Giorgio Zanzi, che per ricordare la sua presenza non è la prima volta, anzi credo che sia ormai la terza. Questo è il senso di un affetto che il signor prefetto nutre nei confronti della nostra città e anche di una dimostrazione di rapporto istituzionale tra quella che è la prefettura e l'amministrazione e la comunità dei saronnesi. Grazie di essere presente, signor prefetto. Abbiamo con noi anche l'onorevole Maria Chiara Gatta, giovane parlamentare che siede alla Camera. Grazie di essere presente. Il colonnello provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Alessandro De Angelis, in rappresentanza dell'Arma dei Carabinieri, e con lui il capitano Giuseppe Regina della Compagnia di Saronno e il luogotenente Diego Sanza. Grazie anche a voi di esserci. E poi vi presento, è l'occasione per farlo ufficialmente, anche il nuovo comandante della Guardia di Finanza di Saronno, il tenente Marco Velonà, e alla sua prima partecipazione alla festa della Ciuchina. E poi devo salutare e ringraziare anche tutte le autorità religiose. Abbiamo visto anche, credo che da qualche parte ci sia, come abbiamo visto prima, il nostro Monsignor Prerosto. Guardavo di là perché ho visto Padre Aurelio, ho visto Padre Monti dietro la colonna. Grazie, non ammanco. Poi grazie a tutti voi concittadini saronnesi della vostra presenza. Siamo qui a celebrare la Ciuchina, e lo dico in dialetto milanese saronnese, la Ciuchina 2013. Bene, grazie anche a tutti i consiglieri comunali che sono qui con me oggi, alla giunta, agli assessori e rappresentanti dell'amministrazione. Per iniziare, affinché tutti siano ben informati del senso di questa civica benemerenza, è anche quest'anno necessario ripercorrere brevemente la storia. Nel 1994 l'Associazione Saronnese Studi Interdisciplinari, ASSO Studi, ha ideato il premio La Ciuchina come riconoscimento per i concittadini saronnesi benemeriti. La Ciuchina ricorda il monumento della riconoscenza eretto dai saronnesi a ricordo dei benefattori che li soccorsero a seguito di quel disastroso incendio del 1827, causato accidentalmente da una giovane donna della famiglia dei Ciuchin, e con questo nomignolo popolarmente passata alla storia locale saronnese. Il conferimento della civica benemerenza della Ciuchina si è guadagnato nel tempo sempre maggiore popolarità, giungendo ad essere identificata tra gli appuntamenti più significativi e importanti della nostra Saronno. Dal 1994 alla ottava edizione del 2002 furono 32 i premiati. Nel 2003 ASSO Studi ha consegnato il premio alla giunta comunale affinché esso ricevesse, come era già di fatto, una veste ufficiale e istituzionale e divenisse espressione civica di tutta la comunità dei saronnesi. La giunta comunale, interprete dei sentimenti della città, ha quindi deliberato l'istituzione della civica benemerenza La Ciuchina, quale decorazione che ha attestato il compiacimento della città di Saronno a favore di chi, concittadino o meno, si sia notevolmente distinto e abbia illustrato e onorato la comunità saronnese con insigni meriti personali e collettivi in campo letterario, artistico, storico, culturale, didattico, educativo, sociale, economico, giuridico, scientifico, tecnico, sportivo, sanitario, amministrativo, militare, religioso, politico,
della beneficenza e del volontariato, come recita l'articolo 1 delle tavole fondative, e ne ha fissato le norme. Dal 2003, prima edizione come civica benemerenza conferita dal sindaco, ad oggi sono stati premiati altri 42 savonesi, singoli o associazioni. Quindi dall'inizio, dal 1994 al 2012, sono stati 74 in totale gli insigniti della civica benemerenza della Ciuchina. Oggi siamo all'undicesima edizione e ci auguriamo che il senso di appartenenza alla nostra comunità continui a spingere ogni saronese ad operarsi per migliorare la città, per farla crescere, per aiutarla a diventare sempre più una comunità ricca dei valori in cui tutti crediamo. Dicevo già nelle precedenti occasioni della Ciuchina, e questa per me è la quarta da sindaco, che mi auguravo che la nostra città potesse tornare ad essere una comunità viva, una comunità vera, dove nessuno si senta rifiutato, emarginato, escluso, allontanato. Ebbene, ancora oggi e ancora di più, lo dicevo anche lo scorso anno, alla luce delle numerose situazioni di disagio, di difficoltà legate alla crisi, crisi che sembra non avere mai fine, con cui stiamo convivendo, mi sento di rivolgere nuovamente un appello forte, deciso, sentito a tutti noi, a tutti voi savonesi, ai singoli, ai giovani, agli anziani, ma anche agli imprenditori, alle imprese, alle associazioni, alle parrocchie, nonché al mondo politico, affinché ci si impegni nel dare risposte alle tante necessità di questa nostra città, in particolare e soprattutto nei confronti delle persone più in difficoltà. Per non lasciare, non è una battuta, non è una frase ad effetto, ma è davvero un qualcosa che tutti noi sentiamo dentro, per non lasciare che gli ultimi lo diventino sempre di più. Senza lavoro, senza casa, i poveri, le famiglie in difficoltà. Ma nonostante questo, occorre fare e dare di più. Così come, e oggi è ancora più significativo, e lo vedremo poi, occorre collaborare con le nostre forze dell'ordine, senza fare polemiche, senza dare i toni. I nostri carabinieri, la Guardia di Finanza, il corpo della polizia locale, quindi le forze dell'ordine tutte, non hanno bisogno che questo avvenga, polemiche, alzare i toni, la tensione. Loro non ne hanno bisogno, non ne abbiamo bisogno neanche noi, non solo come amministratori ma come comunità cittadina. E allora che ciascuno faccia la propria parte, con un alto senso del dovere, consapevoli che anche in questo modo contribuiamo alla crescita della nostra comunità cittadina. Negli ultimi tempi, purtroppo, nel nostro paese e dunque anche nella nostra città, ci sono stati momenti che hanno creato disagio, tensione, che hanno in noi fatto nascere situazioni di incertezza, di tribolazione. Abbiamo visto tutti questa estate che cosa è accaduto nella nostra città. E quindi si è gridato alla vergogna, allo scandalo, come se la nostra città fosse una città violenta, una città dove i cittadini si sentono insicuri, dove oddio si salvi chi può. Una cittadina, lo scorso 4 agosto, il giorno dopo l'assassinio di quella nostra concittadina, la gioielliera Mariangela Granomelli, una concittadina, si è avvicinata e mi ha detto: ci avete abbandonato. Non è così. E oggi diamo testimonianza della vicinanza invece
del lavoro professionale silenzioso, discreto, ma altamente competente e qualificato dei nostri carabinieri. Allora, tanti nostri concittadini si stanno impegnando per questo, proprio per far crescere la nostra comunità, dando ognuno il proprio contributo al servizio del bene di tutti, in maniera disinteressata e appassionata. Non è il tornaconto personale, non è offrendo le taglie da parte di qualche venditore o anzi compratore di metalli preziosi che si va da nessuna parte. E allora sono questi concittadini benemeriti che oggi noi andiamo a premiare con la civica benemerenza della Ciuchina. Chi sono questi benemeriti? Sono i nostri carabinieri di Saronno, il Coro Alpe e i fratelli Tina e Angelo De Micheli. Io vorrei dire perché, ognuno a modo proprio, per questa missione che svolgono con professionalità, con dedizione e passione. Ci sentiamo tutti assieme come amministrazione comunale, ma direi come città, di dovere di esprimere questa nostra gratitudine e la nostra riconoscenza per quanto hanno compiuto e continuano a compiere. Grazie allora di loro, a nome di tutta la comunità dei saronnesi. E passiamo quindi alla premiazione, al conferimento di questa civica benemerenza della Ciuchina. Cominciando con i nostri carabinieri. Nella brochure che avete in mano troverete un po' la storia dell'arma dei carabinieri. Io lascerei che ciascuno di voi se la possa leggere poi con calma, senza adesso leggerla tutta. Ma i nostri carabinieri li ringraziamo per il ruolo di garanti della legalità e della sicurezza nella nostra città, per l'alta professionalità dimostrata nell'individuazione dell'assassino della signora Mariangela Granuelli. Il discorso potrebbe essere lungo, ma non voglio soffermarmi. Quello che i nostri carabinieri, continuo a chiamarli i nostri carabinieri perché li sentiamo vicini, sono un po' i nostri angeli custodi in città. Le polemiche che ci sono state non avremmo mai voluto sentire da parte di qualcuno, fossero forze politiche, fossero la carta stampata o qualche televisione, e loro sono andati avanti in maniera seria, tranquilla, serena, professionale, discreta, hanno svolto le loro indagini senza alimentare tensione come loro proprio. Di questo dobbiamo dargliene atto e ringraziarli davvero di cuore. Credo allora che con un grande applauso possiamo... la pergamena, il
sindaco e l'amministrazione comunale al comando dei carabinieri di Saronno per il ruolo di garanti della sicurezza e della legalità nella nostra città, per l'alta professionalità dimostrata nell'individuazione dell'assassino della signora Mariangela Cramonelli. Io mi auguro che ci sia sempre da parte della città questo senso di riconoscimento e di gratitudine nei loro confronti. Grazie. Io inviterei anche il signor prefetto ad unirsi perché siamo orgogliosi, come dicevo, con il signor sindaco, e questo premio è un ulteriore stimolo per un maggiore entusiasmo a favore della popolazione. Grazie.